Un programma offerto da Ceramiche a Pianuova. Non a schiera, ma in serie. Così l'architetto Massimo Ciufoli organizza lo spazio, scandisce i volumi per poi giocare con gli elementi emergenti tra luci e ombre. La pietra come elemento itinerante tra un ambiente e l'altro. Ampie vetrate, giochi d'acqua che legano i piani per un progetto di intense suggestioni di design. Materiali puri, tecnologia e ricerca. An Eternal City, con lo studio De Logu Associati, ci racconta Beyond Tract, Roma, vista attraverso il fascino dei binari, una ferrovia, un fiume artificiale a tagliare la capitale. Benvenuti, nuovo appuntamento con Work in Progress. Questa settimana parleremo di una serie di ville immerse nel verde di Grotta Ferrata alle porte di Roma. Lo faremo con i nostri ospiti presenti in studio, l'architetto Massimo Ciufoli ed il costruttore Ivo Bardelloni. Architetto Ciufoli, innanzitutto, anche per spiegarlo al pubblico che ci segue da casa, che significa in serie anziché a schiera? Allora, è un'evoluzione, diciamo, della schiera. In questo caso si è cercato di usare la caratteristica della schiera, però nello stesso tempo eliminare tutti quegli elementi che potessero accomunare e rendere omogenee le case, quindi murature, tutti i piani superiori sono stati realizzati in questo modo, tutte le murature sono state staccate e quindi le case vivono una sorta di vita propria. E tutto questo si è potuto realizzare inserendo piscine e pati all'interno. La parte che rimane interrata invece è ovviamente per problemi strutturali legati anche alla conformazione di questo tipo di intervento, è legata da dei setti che appunto realizzano la continuità della schiera, ma come già detto si ritrova la peculiarità della schiera solo al piano interrato. Come nasce l'idea di fare costruire queste ville in serie? È più un'idea della committenza o è proprio un'idea progettuale che parte da voi? Entrambi perché si voleva creare in un contesto come quello di Grotta Ferrata una sorta di novità dal punto di vista architettonico. E praticamente la si è realizzata perché sono molto in uso su questo territorio delle case a schiera, vecchia concezione. Nello stesso tempo si ritrovano anche buoni esempi di case unifamiliari. Questo è un buon connubio che permette al costruttore di realizzare una serie che però non abbia, come già detto in precedenza, le peculiarità della schiera pura, che limita molto la vivibilità del complesso. E quando si va a costruire nel verde si incontrano problematiche maggiori? Sicuramente sì. Anche perché dal nostro punto di vista si è voluto creare una sorta di edificio che possa continuamente dialogare con l'esterno e quindi da un lato siamo stati facilitati nella scelta di questa evoluzione della schiera, però dall'altro le situazioni tecniche sono diventate maggiori e si è dovuto affinare tutta quella che è la parte architettonica dell'edificio, che deve relazionarsi continuamente con l'esterno. Ma questa è stata proprio una chiara volontà progettuale. Quindi diciamo l'impostazione è che ogni villa, ogni sorta di villa all'interno dell'evoluzione della schiera, comunque dialogasse sempre e comunque con l'esterno, da quando si entra a quando la si percorre all'interno. Ecco, quando si va a costruire all'esterno e si vuole dialogare quindi con l'esterno, è più difficile in fase progettuale andare a costruire, quindi si creano e si trovano più problematiche? Ma personalmente no, perché abbiamo cercato di fare del nostro meglio rispettando l'ambiente e la natura. Abbiamo fatto un qualcosa di veramente particolare per tenere sia il verde
sia una nuova concezione di costruzione. Ecco, che cosa si intende per nuova concezione in questo caso? Dall'uso dei materiali particolari al modo di anche di porli, perché il materiale è sempre lo stesso, però posizionato in un modo diverso fa un altro effetto. Ecco, quindi oggi si rispetta la natura sia nel modo in cui ci circonda che anche all'interno di un progetto. Si diventa, diciamo così, ecosostenibili. Sì, la natura all'interno viene vista, deve essere vissuta da chi vive all'interno dell'edificio. In questo modo si può beneficiare di tutto quello che c'è di bello, soprattutto nell'ambiente dei Castelli Romani, in particolare a Grottaferrata, in cui la peculiarità delle costruzioni è l'essere immersi nel verde. Questo si deve ritrovare e si ritrova all'interno di questo progetto attraverso l'utilizzo di grosse vetrate e in particolare, come vedremo, attraverso l'utilizzo di una piscina che è vetrata e fa vedere anche la luce che filtra attraverso di questo. E a questo punto allora io direi di andare a Grottaferrata e con l'aiuto dell'architetto Claudio Presta, che commenterà per noi questo progetto, toccarlo proprio con mano, vederlo da vicino e poi lo commentiamo insieme in studio. Vediamo. Siamo a Grottaferrata, una località nelle vicinanze di Roma che per la sua altezza e per la vicinanza col grande cratere dei Castelli Romani costituisce una delle mete più desiderate dai romani, sia per le vacanze che proprio per la residenza. Siamo in un lotto in cui è realizzata le tipiche costruzioni che utilizzano tutto lo spazio. Qui l'architetto però decide di mettere le sue costruzioni in serie evitando accuratamente la schiera e anzi mettendo in evidenza questi volumi riesce proprio a creare una separazione tra le varie case e poi scendendo di scala continua a mettere in evidenza i volumi sia per gli ambienti che per gli elementi costitutivi. Tra questi elementi emergenti vediamo che ci sono ad esempio i parapetti delle scale o le falde dei tetti che creano visibilmente delle ombre che danno risalto a questi volumi e in più questo grande elemento di pietra che intercetta le canne fumarie che diciamo costituisce un po' l'elemento intorno al quale poi si muove l'unità della casa. Vediamo anche che, nonostante ci sia un ingresso principale, questo non dà alla facciata d'ingresso un valore predominante rispetto agli altri. In effetti, nel muoversi di questi volumi, vediamo che ci sono poi altre entrate, proprio per evitare che ci sia una, diciamo, unidirezionalità. Infatti, l'architetto ha scelto di dare al movimento dei volumi anche la possibilità di essere completamente intercambiabili con il punto di ingresso della casa. Entrando nella casa, i volumi che abbiamo visto all'esterno improvvisamente si dissolvono. L'architetto Massimo Ciufoli decide di dare immediatamente una sensazione di permeabilità e trasparenza. Infatti, appena si entra, abbiamo questo sfondamento dello spazio, non c'è soffitto perché si realizza un doppio piano e c'è l'accesso immediato al patio che fornisce ancora una maggiore trasparenza. Uno solo degli elementi costitutivi esterni permane anche all'interno ed è questo volume in pietra che praticamente raccorda l'immagine che noi vediamo dall'esterno con quello che c'è all'interno, mentre tutto il resto si evolve, cambia in questa diversità di volumi, in questo nuovo apparecchio interno. All'esterno quindi rimane solo questo elemento in pietra sbozzata, mentre all'interno ne compare un altro di elemento emergente che è questa scala, è una scala a chiocciola e quindi ci rimanda all'idea della perforazione. In effetti l'architetto decide di
perforare anche i piani orizzontali, oltre quelli verticali, che sono naturalmente tagliati dalle finestre. La scala elicoidale perfora sia il piano d'arrivo della casa che il piano della doppia altezza. In sé la scala a chiocciola rimanda un po' all'idea infinita della perforazione di una vite senza fine, dando quindi la sensazione che continui anche al di sopra e al di sotto dell'edificio. Qui possiamo vedere quegli elementi che vedevamo prima dal di fuori. Vediamo che ognuno di questi elementi, questi volumi, proietta un'ombra sua, che poi ognuno di questi segni non finisce poi nel punto in cui incontra l'altro, ma prosegue quasi a dichiarare una sua propria indipendenza. Questo proprio per dare la sensazione che ognuno di questi elementi vive poi di vita propria, è come un intersecarsi di piani e volumi. Sempre dalla stessa scala scendiamo poi al piano sottostante, che in questo caso è stato destinato a cucina, pranzo e soggiorno, secondo le esigenze di chi poi dovrà abitare questa casa. Questo ambiente è già in parte arredato, come vediamo. Questo spazio, in parte già arredato, è un ambiente molto grande, prende la superficie di tutta la casa sopra, e c'è una relazione divertente tra questo spazio e quello superiore, che è la piscina, la cui vasca si vede anche dal soggiorno e alla quale si accede anche da un'altra scala che porta direttamente all'esterno. Quindi giungiamo in questo giardino esterno, dove c'è appunto la piscina, e si ristabilisce una sorta di circolarità dei percorsi della casa, perché da quella vetrata poi si accede all'ingresso, che è direttamente in linea con l'asse dell'entrata della casa. Abbiamo avuto modo di vedere più da vicino questo progetto, queste ville davvero molto belle, ma data la forma e data l'impostazione architettonica, come si sono risolti i problemi strutturali? Allora, uno dei nodi strutturali fondamentali di questo intervento è stata la piscina, perché in particolare c'era una grossa problematica a livello strutturale e sismico. Praticamente si è risolto questo problema facendo sì che la piscina fosse un corpo completamente isolato dalla struttura dell'edificio, anche se si vede a lavoro finito che la struttura della piscina rientra appieno nel sistema costruttivo. Però in fase strutturale e realizzativa strutturale si è voluto creare come un giunto di separazione che separasse perfettamente il blocco piscina dal blocco strutturale dell'edificio. Questo permette che sotto sisma, si dice tecnicamente, i due elementi possano lavorare in modo completamente staccato, quindi non creando interferenze fra loro. Tutto quanto viene scaricato su una lastra strutturale, che è una fondazione continua, fatta su tutto il piano delle ville, il piano interrato. Successivamente,
per creare un sistema di, diciamo, di separazione, è stato rialzato il piano interrato di 30 cm con un sistema igloo che permettesse appunto di creare una sorta di isolamento termico anche tra il piano di fondazione continuo, come ho detto prima, e il piano effettivamente calpestabile al piano interrato. Altro problema è stato la parte dei giardini pensili. I giardini pensili coprono una vasta superficie dell'edificazione, però con sistemi particolari siamo riusciti a creare degli elementi a sbalzo strutturali che potessero sopportare il peso del rinterro che viene fatto per la realizzazione del giardino pensile. Quindi un progetto piuttosto elaborato, frutto di uno studio molto minuzioso. Sì, anche perché, come già detto in precedenza, non essendo la classica schiera, le strutture si sono moltiplicate, perché è come se fosse in realtà, tra virgolette, fossero state realizzate quattro ville separate. Tutte uguali, ma se vogliamo anche tutte personalizzate. Sicuramente tutte ci sono state anche delle richieste magari da parte della committenza per piccoli elementi diversi l'una dall'altra. Neanche piccoli, tra l'altro, perché a livello architettonico e formale architettonico all'interno si è voluto prediligere una personalizzazione di ogni villa, quindi con pavimentazione, con soluzioni per i bagni diversi una per l'altra. Diciamo l'unico elemento che le accomuna, potremmo dire, legandoci a quello che abbiamo detto prima, è l'elemento strutturale. Certo, la struttura comunque non cambia, abbiamo visto anche questa scala a chiocciola molto suggestiva che collega i piani. Sì, la scala a chiocciola dall'altro è un elemento in cemento che è stato posizionato successivamente, però legandosi poi alla struttura. Quindi altro problema è stato creare le basi per poi calare questo tipo di strutture all'interno, non essendo come generalmente vengono realizzate questo tipo di strutture di collegamento leggere, ma essendo questa una struttura in cemento. Quindi abbiamo dovuto creare delle basi di ancoraggio sia ai piani superiori che ai piani inferiori e nella struttura del complesso sono stati calcolati già in fase progettuale degli appoggi per questo tipo di soluzione di collegamento. Noi sappiamo che, per esempio, nel caso della piscina si può anche riscaldare grazie alla presenza di pannelli solari, quindi vuol dire che si può utilizzare anche d'inverno? Noi come riscaldamento, per un problema energetico, abbiamo cercato di sfruttare il calore solare. Su ogni casa singola ha 3 pannelli solari che sono sufficienti innanzitutto per l'acqua sanitaria, poi per riscaldamento dei pavimenti in inverno e in estate scaldano anche l'intera piscina. Però la piscina non è coperta. Oggi non è coperta, però un domani si può coprire. Potrebbe essere coperta, quindi diciamo che in corso d'opera si potrebbero anche fare delle modifiche che permettano questa vivibilità anche invernale della piscina. Certamente sì, perché l'architetto in fase di progettazione ha calcolato delle cornici sporgenti in modo per appoggiare dei vetri e la piscina diventa un blocco anche in vetro, così è vivibile 365 giorni l'anno. Quest'uso del vetro, quest'uso dei riflessi, del guardare attraverso, come mai c'è stata questa idea che bene o male torna come tema portante in tutto l'edificio? Proprio come dicevamo prima, proprio per legare l'interno all'esterno e farlo comunicare il più possibile. Quindi è per questo che siamo veramente immersi nel verde, nel vero senso della parola, perché ovunque ci affacciamo noi abbiamo un panorama. Si è cercato proprio questo, l'idea. Ma la committenza in questo caso non ha fatto problemi sulla privacy? No, perché sono molto aperti alle nuove soluzioni e tutta quella che è la nuova architettura porta proprio a questo. E quindi, anzi, bisogna dire che ci siamo spinti a fare cose che per il territorio sono molto particolari. Sono innovative. Sono innovative, sì, perché rispetto allo standard di questi luoghi in cui si tende a chiudersi a riccio all'interno, queste case si proiettano invece verso l'esterno. Quindi bisogna anche avere, insomma, una committenza di larghe vedute, se vogliamo, quando si fanno proposte di questo genere. Sicuramente. Anche se poi, come in tutte le cose, un giorno questo potrebbe diventare il quotidiano per tutti. Lei che come dice, architetto? Me lo auguro. Come architetto me lo auguro. Anche se in una città come Roma magari sarebbe più difficile, perché ci sono degli elementi preesistenti difficili da cambiare anche nella loro mentalità, se vogliamo, architettonica. Questo è vero, però devo dire che non sempre vanno stravolte queste mentalità. Si possono anche accompagnare a nuove cose, questo è il mio pensiero, e un crescere
farebbe bene all'architettura, che magari in alcuni casi forse è troppo radicata a schemi, a metodologie, forse tra virgolette un po' datate. Probabilmente è proprio così. Comunque, subito dopo la pubblicità parleremo anche dei materiali e dell'ecosostenibilità, della tecnologia che sono state applicate a queste ville in serie. Tra poco, restate con noi. Siamo tornati in studio di nuovo con Work in Progress. Questa settimana stiamo parlando di una serie di ville immerse nel verde di Grotta Ferrata, le Porte di Roma. Lo facciamo con l'architetto Massimo Ciufoli e con il costruttore Ivo Bardelloni. Costruttore, ma quando si progetta, si fa cantiere su una serie di ville, sarà sicuramente diverse il tipo di problematiche che si possono riscontrare invece su una normale ristrutturazione, immagino? Beh, la ristrutturazione si va a intervenire su qualcosa di già costruito. Mentre per noi siamo partiti dal terreno facendo lo scavo, dove abbiamo incontrato un banco di pietra locale che è il Peperino, e lì abbiamo avuto delle difficoltà nel cavare la pietra. Però diciamo grosse difficoltà non si incontrano, perché è un cantiere che abbiamo portato avanti con l'architetto Ciufoli come una creatura. L'abbiamo programmato mesi prima e l'abbiamo realizzato poi. E abbiamo fatto un qualcosa che ci ha soddisfatto completamente a tutti. Però sicuramente progettare nel verde porta anche una serie di piccoli cavilli che possono essere magari legati al luogo in cui ci si trova, immagino. A livello burocratico sì, perché però anche l'architetto aveva idea di salvare il verde, perché noi viviamo in una zona di Castelli Romani dove il verde è predominante. Non volevamo stravolgere. Abbiamo avuto delle nuove idee, abbiamo usato dei nuovi materiali, ma rispettando sempre l'ambiente. Perché oggi è così importante rispettare l'ambiente, architetto? Perché dal punto di... Lo si fa addirittura nel proprio progetto, poi, alla fine. Sì, perché forse proprio il verde ci dà spunti per progettare meglio. E anche i materiali che si scelgono, immagino, poi, alla fine, vadano nel rispetto dell'ambiente. In questo caso, per esempio, sono stati usati come materiali predominanti dei materiali naturali. Ecco, spieghiamolo per chi ancora non lo sa, che cosa si intende per materiali naturali? Ad esempio la pietra, un abbondante uso di pietra in questo caso. E la pietra riveste in questo progetto un ruolo fondamentale, perché i bordi, i blocchi ai quali le case si appoggiano, idealmente, sono realizzati in pietra. In pietra, tra l'altro, lasciata com'è in natura, quindi semplicemente spaccata, neanche rilavorata. L'unica accortezza che è stata presa, come credo sia stato già descritto nel servizio precedente, è l'uniformare la pietra per renderla idealmente un blocco unico. Però la pietra comunque, elemento fondamentale, è ritornato al suo ideale originario di blocco. Ecco, ma secondo lei come mai adesso questi elementi, questi materiali naturali vengono spesso inseriti nei nuovi progetti di oggi? Un tempo non si pensava, perlomeno fino diciamo a 10-20 anni fa, di usare per esempio la pietra per un interno. Perché oggi si è tornati a questo? Veramente si vuole tornare un po' alla natura oppure c'è un motivo particolare da un punto di vista diciamo progettuale? Ma guardi, la pietra è stata sempre, credo, un elemento fondamentale nell'architettura. Dagli antichi a oggi. Gli antichi la usavano dal punto di vista anche strutturale, perché era un elemento che permetteva la costruzione. Oggi ritroviamo, e poi con il passare del tempo, noi ne apprezziamo anche le caratteristiche architettoniche del materiale. Oggi, non avendo più questi grossi problemi strutturali legati al tipo di materiale, possiamo però riusare quello che è l'architettura della pietra e quindi tutti gli aspetti propriamente intrinsechi nel materiale per valorizzare l'architettura. Quindi non si usano più i blocchi come si usavano una volta, però si usa quello che è l'aspetto del blocco. Ecco, ma usare materiali naturali costa di più oggigiorno o costa meno? Sicuramente. O forse è la manodopera che costa di più? Diciamo la posa, diciamo il modo? Entrambi, perché ovviamente l'approvvigionamento è molto più difficile. In più il materiale per se stesso costa di più e i montatori devono essere molto specializzati. Ce ne sono ancora di montatori all'altezza? Si trovano, ma via via vanno sparendo.
perché richiedono, oggi si corre molto nell'architettura, anche l'uso dei materiali corre molto e non si creano figure specializzate nel montaggio di alcuni materiali. E quindi come si può risolvere questo tipo di problema, venendo meno alcune figure professionali in questo senso? Purtroppo... Sarà un problema per il futuro quello. Sicuramente. Oggi contiamo ancora su persone di una certa età. Ah, quindi ancora qualcuno ereditato c'è? Esattamente, stiamo però lavorando con l'eredità. Però nel futuro che facciamo? Dobbiamo costruire delle scuole che possano insegnare questi mestieri. Lei che dice? Quello è un discorso molto grande. Non so se c'è la volontà di tornare indietro. Perché questo sarebbe un tornare indietro, non è un po' invece un andare in avanti il fatto di usare questi, abbiamo detto, materiali naturali, quindi anche insegnare a posarli? Architettonicamente d'accordo con lei, però chi è che tornerebbe a lavorare? Chi è che tornerebbe nei vecchi lavori? Il progresso porta ad andare avanti, quei lavori verranno dimenticati. Quindi non useremo più questi materiali naturali un giorno? Forse useremo la parvenza di un materiale naturale. Un sintetico. Sarà fatto sintetico. In laboratorio. Un sintetico. Già preparato, più similare possibilmente alla pietra, ma non sarà la pietra naturale, ma sarà un prodotto fatto in laboratorio. Vero. Concordo pienamente. Una visione un po' pessimista del futuro, dunque. Oppure realista. Realista. Non pessimista. Purtroppo si va veramente veloce nei cantieri, quindi non c'è neanche né la volontà, forse né il tempo, di preparare queste figure professionali alla tradizione, che era quella della lavorazione della pietra piuttosto che del legno, piuttosto che del ferro, ma si tende a standardizzare e a velocizzare la produzione. Beh, questo potrebbe essere un allarme che noi lanciamo all'esterno, sperando che invece questo problema si risolva, ma in questo caso invece siamo su un progetto che questa volontà e questo artigianato, se vogliamo, l'ha avuto, e quindi possiamo analizzare insieme i materiali grazie all'aiuto del nostro esperto Alessandro Ororato, che è andato sul posto per noi e ce li racconta. Vediamo. Siamo giunti al momento di commentare i materiali utilizzati in questa stupenda villa a Grotta Ferrata, e come possiamo notare la pavimentazione è il primo elemento che ci colpisce. In questo lavoro abbiamo utilizzato del grasso porcellanato smaltato a effetto legno. Alla prima vista sembrerebbe un pavimento in parquet, in legno naturale, invece è un materiale riprodotto in fabbrica, appunto in grasso porcellanato. È un materiale non uniforme, è completamente stonalizzato, ogni tavoletta risulta completamente diversa come tonalità e come effetto di venatura, una diversa dall'altra, e questo lo rende un prodotto quasi naturale, come se fosse del legno. La differenza sostanziale è che, essendo un prodotto ceramico, ha una possibilità e una manutenzione molto più semplice e molto più duratura nel tempo. Continuando nel percorso in questa villa di Grotta Ferrata, non possiamo distogliere lo sguardo da questa stufa, che è stata posizionata diciamo quasi al centro del salone. È un pezzo d'arredamento, per cui il progettista ha pensato bene di utilizzare questo elemento sia da un punto di vista architettonico, ma sia soprattutto anche da un punto di vista funzionale. Immaginate le dimensioni di questo salone, di quanto calore abbia necessariamente bisogno nel periodo invernale, e soprattutto la zona, i Castelli Romani, che sono una zona prevalentemente fredda d'inverno. Questa è una stufa che appunto ricorda poi i sapori del passato, sposando un design moderno e innovativo. Sono stati utilizzati materiali completamente di ghisa, la stufa è tutta realizzata in ghisa e funziona a legna. Abbiamo una camera di combustione molto semplice da caricare, per cui qualsiasi persona all'interno della famiglia ha la possibilità di metterci le mani e farla appunto azionare, e considerate che una stufa di queste dimensioni riesce a erogare del calore pari a una superficie di circa 45-50 metri quadri. Importante da un punto di vista di risparmio energetico, ma anche da un punto di vista di calore umano. Insomma, avere una stufa all'interno di un appartamento di queste dimensioni, di questa tipologia, fa sempre molto piacere.
Siamo arrivati nel punto più bello, più importante, più desiderato di questa stupenda villa, la piscina. È una piscina realizzata completamente all'interno, in ingresso porcellanato, con un bordo in travertino. Come possiamo vedere anche e notare nella parte terminale è stato lavorato per renderlo antiscivolo. Questa piscina ha una dimensione di 6 metri per 3 con una profondità di 1,70 m su tutta la sua dimensione. E cosa molto particolare e singolare dell'architetto, ha realizzato nella parte ad angolo in fondo una zona di idromassaggio con delle bocchette di idromassaggio, per cui il nostro cliente fortunatamente la può utilizzare sia per far giocare i propri bambini, come vediamo qui con piccoli attrezzi da gioco, sia come un punto di relax e di svago con un sistema di idromassaggio. Dopo essere stati in piscina e aver visto insomma, la bellezza di come è stata strutturata, siamo entrati nel bagno, nel bagno principale, nella parte superiore di questa villa. Quello che ci colpisce maggiormente è soprattutto questa immensa doccia, una doccia di circa 1,50 m, 1,60 m per 80 di profondità, dove il piatto doccia è stato incassato nelle parti di granito e rivestito con questo materiale in acciaio smaltato con un fondo antiscivolo. Molto bella e molto suggestiva e particolare questo effetto cromatico che l'architetto ha dato alla parete per prendere più luce, con un gioco di vetrocemento inserito in verticale su questa parete. Altro elemento che possiamo commentare, che risulta molto bello e scenografico, è sicuramente questa parete attrezzata per la doccia. Una parete attrezzata che ci consente di avere l'utilizzo di più funzioni all'interno della doccia stessa, cioè la classica doccetta che noi utilizziamo per lavarci comunemente e questo sistema di getti di idromassaggio che possiamo utilizzare per avere un maggior sollievo, un maggior comfort e zona soft per il nostro corpo. In più questa parete doccia ha di particolare che ha un sistema di miscelazione termostatica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la persona che sta utilizzando all'interno questa doccia comunque riuscirà a avere, anche se dovesse cambiare la portata dell'acqua, una temperatura costante dell'acqua stessa. Eccoci nel soggiorno di questa villa di Grottaferrata, di cui abbiamo visionato un po' tutti gli ambienti. Ci soffermiamo adesso su questa parete nell'ambiente soggiorno, una parete in pietra naturale che ospita, come vedete, appunto un camino da incasso. La particolarità, oltre all'effetto del camino, perché è un elemento idoneo e molto importante in una zona come questa dei Castelli Romani per il riscaldamento, il calore che può generare all'interno dell'ambiente stesso, è la particolarità appunto di questa pietra naturale. Pensate che questo materiale ha una profondità, nel momento in cui è stato montato, di diverse dimensioni, per cui avevamo dei blocchi profondi 5-6 cm, dei blocchi 4, dei blocchi 3. Con l'opera dello scalpello, per cui dell'artigiano, siamo riusciti mano a mano a realizzare questo effetto di planarità, per cui possiamo vedere che di volta in volta sono state effettuate appunto delle lavorazioni per rendere uniforme questa parete. Come possiamo notare, questa parete prosegue anche nella parte esterna della casa. Praticamente nella progettazione l'architetto ha voluto realizzare un blocco unico centrale di casa, appunto questa parte in pietra, che dà l'idea del blocco su cui poi viene realizzato e lavorata tutta la casa. L'origine della casa e della villa viene data appunto da questo blocco centrale. Siamo nella zona verde di questa villa che si trova sempre a Grottaferrata, ma la particolarità di questo bel prato così colorato non è il classico prato o terrazzo o entrata di giardino che troviamo in qualsiasi villa, ma ci troviamo bensì nella parte più alta di questa villa, cioè ci troviamo nella zona
soprastante le camere da letto nella zona servizi. Come è stato possibile realizzare questo intervento? Praticamente con un giardino pensile. Il giardino pensile è composto, come possiamo vedere, appunto da un prato verde, come è stato realizzato qui in opera, e con vari strati di situazioni di impermeabilizzazione, cioè sotto questo manto erboso troviamo un materiale che viene denominato tessuto non tessuto. Sempre considerando a livello di stratificazione, sotto questo tessuto non tessuto troviamo uno strato di argilla espansa che serve per drenare appunto l'acqua piovana o l'innaffiamento che viene dato dal prato. Sotto questo strato di argilla espansa troviamo una serie di guaine. La prima, che serve, viene denominata guaina antiradici, appunto serve per non far generare delle radici che possano poi passare o bucare questa parte di giardino pensile e possa danneggiare la parte sottostante della villa. Un altro strato di guaina, un massetto che viene denominato massetto di pendenza, che serve appunto per dare le pendenze a questa struttura pensile, un isolamento termico, un altro massetto e nella parte sottostante appunto la gettata di cemento armato, e sotto la gettata di cemento abbiamo appunto la nostra casa, la nostra villa. Questa è una cosa molto, molto bella, molto tra virgolette rischiosa, che il costruttore e l'architetto hanno voluto realizzare. Immaginate quali possono essere le conseguenze di un lavoro di questa entità non appunto realizzato a regola d'arte. Qui sotto ci abbiamo appunto i servizi. Altra piccola particolarità degna di nota di questa struttura, di questo giardino pensile, è la pavimentazione che circonda e ci fa da camminamento nella zona servizi del terrazzo appunto. Ed è stata realizzata in gresso porcellanato, formato 30x60. Questo materiale serve appunto, viene classificato con una scala denominata dall'Istituto Fisico di Bologna in R11. Che cosa significa? Che questo materiale ha contatto con acqua o situazioni di bagnato, fa sì che la persona che passa sopra non abbia la possibilità di scivolare. Abbiamo visto questi materiali di pregio, questa posa in opera evidentemente artigianale, visto che ne stavamo appunto parlando, e abbiamo visto anche che nel piano interrato si è parlato della presenza di questa stufa molto importante, ma in realtà non è l'unica fonte di calore, perché il piano interrato viene riscaldato anche da pannelli radianti. Sì, questo sistema di riscaldamento e raffrescamento, sottolineerei, è praticamente il sistema che funziona su tutta la casa, sull'interezza di ogni unità abitativa. E questo sistema, a differenza di altri, quelli comunemente usati, termosifoni diciamo, che vengono usati nelle case, non funzionando per convezione e quindi spostamento di aria, ma per irraggiamento, garantisce, oltre al comfort climatico, anche un benessere salutare diciamo dell'ambiente, non muovendo polveri, quindi non facendo alzare tutto quel pulviscolo che, legato a una convezione, si potrebbe muovere all'interno dell'ambiente. Questo sistema è stato inserito, è un sistema di tubazioni, microtubazioni, che vengono inseriti nel getto del massetto, su cui poi vengono legati le pavimentazioni. E appunto, dicevo all'inizio, può funzionare a doppia valenza di funzionale da raffrescamento d'estate e riscaldamento d'inverno, perché semplicemente dotandolo e avendolo dotato in questo caso di una batteria refrigerante, anche d'estate elimina il discorso dei climatizzatori all'interno degli ambienti. C'è anche un impianto di aspirazione, quindi comunque c'è... Sì, la casa è dotata anche di impianti di aspirazione centralizzata. Questo tipo di aspirazione con un sistema capillare entra in ogni camera e elimina appunto il fastidio di doversi portare la classica aspirapolvere per pulire i locali delle abitazioni. Tutto ciò salvaguarda anche un'altra volta il punto di vista della salubrità degli ambienti, perché tutta la sporcizia che viene raccolta viene mandata non all'interno della casa ma in degli ambienti che si trovano al di fuori della casa, e quindi si permette ulteriormente la salubrità appunto degli ambienti. Ma questa impiantistica così diciamo tecnologica che c'è all'interno di queste ville in serie
Sicuramente va anche a un discorso, insomma, che rispetti la natura, sì, ma perché c'è l'esigenza oggi di avere un'impiantistica così, diciamo, innovativa, se vogliamo, questi impianti di aspirazione, questi pannelli radianti, quando alcune persone sono ancora un po' spaventate magari dal costo di queste cose, ma forse queste sono quelle cose che durano di più nel tempo e che, come si dice, chi più spende meno spende, perché fanno anche bene alla salute, se vogliamo. Certamente hanno una durata maggiore, poi anche la scomodità per una persona che vive in casa di portare questo battitappeto da stanza ad altra stanza. Mentre per i pannelli solari che abbiamo usato è un problema economico, perché sfruttando il calore del sole riusciamo a produrre acqua calda, come già detto prima. Quindi tutto questo rende la vita migliore, se vogliamo. Certamente, perché lei nel mese di... È compatibile, direi, aggiungere... Si alza la qualità della vita. Sicuramente, e il risparmio energetico è maggiore, visto che siamo in ecco, tema. Qui non tutti hanno chiara questa situazione. In realtà c'è un risparmio energetico, quindi fondamentalmente non è tanto vero che si spende di più, forse si spende di più nell'impiantistica. Diciamo che ammortizzato nel tempo c'è un risparmio. Inizialmente la spesa è maggiore perché c'è un costo di provvigionare i materiali, però nel tempo lei ha un risparmio notevole. È anche vero che poi nel futuro probabilmente queste cose saranno all'ordine del giorno, quindi come tutte le cose, quando escono all'inizio sembrano costare di più ed essere un po' più difficili, insomma, da oggi trovare. Abbiamo la novità, ma nel tempo sarà una cosa normalissima. E forse anche meglio, perché così si rispetterà la natura nel vero senso della parola. Sicuramente, se si creasse una sinergia completa con quello che ci fornisce la natura, quindi il sole, ma la stessa acqua volendo, l'acqua piovana può essere riciclata, anche in questo caso è stato fatto un intervento con delle cisterne interrate che riciclano l'acqua per poi utilizzarla nell'irrigazione dei giardini. Quindi gli elementi ci vengono forniti ancora una volta dalla natura, non solo a livello architettonico ma anche pratico, di vivibilità degli ambienti. Quindi innovazione sicuramente, innovazione anche nel servizio che stiamo per vedere, perché torniamo all'11ª mostra internazionale di architettura che c'è stata nella Biennale di Venezia, un Eternal City. In questo caso lo studio De Logu Associati ci racconta Beyond Track. Vediamo. Uno dei temi costanti affrontato dal laboratorio di An Eternal City è il lavoro sui vuoti della città. Nel momento in cui alla città viene sottratto il centro storico, vengono tagliate le mura aureliane e si incomincia a lavorare sulla città An Eternal e si va verso la periferia, la particolare morfologia urbana della città di Roma, costituita da queste grandi lingue di terra vuota non utilizzata, questi grandi spazi che non sono integrati nella vita quotidiana della città, hanno rappresentato uno dei luoghi di maggior ricerca dei progetti di An Eternal City. Anche noi abbiamo posto l'attenzione nel nostro progetto e nella nostra ricerca su uno dei grandi temi degli spazi vuoti della città, che però non è uno di questi luoghi verdi, ma è il fascio dei binari. Ci sono oltre 40-50 chilometri grandi spazi che sono utilizzati dalla ferrovia, che in alcuni casi costituiscono dei veri e propri tagli, dei fiumi artificiali che sezionano l'abitato e in cui in alcuni casi soltanto pochi ponti costituiscono degli elementi di attraversamento. Questo fiume artificiale costituito dal fascio dei binari è un luogo di potenziale creazione di una grandissima energia, un'energia dispersa, un'energia virtuale, potenziale, astratta, non è un'energia meccanica raccoglibile in una batteria o in un accumulatore, ma è pur sempre una grande energia ed è un luogo evocativo, è uno spazio che la città avverte. Per restituire questo immenso vuoto attualmente abbandonato e sofferto in qualche maniera alla città, noi decidiamo di utilizzare un elemento semplice, un gioco, un elemento che per la sua stessa natura è leggero, ironico, una girandola, la girandola che usano i bambini. La prendiamo, la progettiamo e la rendiamo un elemento altamente tecnologico, in grado di catturare il rumore, in grado di catturare il movimento dell'aria che il passaggio del treno provoca, in grado di catturare la luce. Questi elementi vengono assorbiti dalla girandola tramite dei sensori e delle telecamere posizionati nel suo interno e vengono distribuiti tramite un'immensa ragnatela fatta di cavi di acciaio che volano sopra la ferrovia e disegnano un intenso tessuto urbano, cavi che terminano in luoghi
che sono delle piattaforme che talvolta si sviluppano tra gli edifici, talvolta trovano spazio in luoghi più ampi e diventano delle piazze, altre volte corrono parallele alle linee dei binari. In questi spazi l'energia arriva e finalmente si restituisce alla città. Il rumore diventa suono, la luce diventa colore, il vento e l'energia che il vento stesso può dare viene distribuita su questa pedana. Allora ecco che le persone che prima scappavano da quei luoghi, che prima soffrivano del passaggio del treno, ora aspettano con ansia questo passaggio, perché sanno di poter andare in quei luoghi, incontrarsi, possono andare con il loro laptop, attaccarlo e utilizzare l'energia per farlo funzionare. Possono andare lì a godere della musica piuttosto che del colore. In quei luoghi, su quelle piattaforme, avviene lo scambio che poi è l'obiettivo del nostro progetto. Il treno restituisce alla città l'energia e la città restituisce la sua immaginazione e le sue emozioni. Siamo arrivati alla conclusione, da Venezia torniamo a Roma e quindi, architetto, vogliamo dare un ultimo consiglio al pubblico che ci segue da casa, visto che abbiamo parlato di tecnologia, di ecosostenibilità, cosa fare e cosa non fare, secondo lei? Guardi, potrei dare un solo consiglio dopo quello che abbiamo detto. Prendete spunto dalla natura, perché dà molti e importanti appigli per realizzare belle cose. E secondo lei, costruttore? Io posso darvi un arrivederci al termine della prossima costruzione. Ci rivediamo nuovamente qui. Perfetto, allora io saluto i nostri ospiti che sono venuti a trovarci, ringrazio l'architetto Massimo Ciufoli di essere stato con noi. Grazie a voi. E naturalmente il costruttore Ivo Bardelloni, grazie. Grazie a voi. E naturalmente do appuntamento a tutti quanti voi, come sempre con Work in Progress, alla prossima settimana. Non mancate, arrivederci. Un programma offerto da Ceramiche a Pianuova.